Iscritta a parlare la senatrice Amati, ne ha facoltà. Solo qualche mese fa l'Italia è stata tra i primi stati a ratificare la Convenzione di Istanbul, che riconosce la natura strutturale e discriminatoria della violenza contro le donne, manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguale tra i sessi. Ieri, proprio in questa sede, sottolineavamo le ragioni umanitarie che ispirano il Trattato sul commercio delle armi, ricordando gli importanti progressi fatti con la messa al bando anche delle mine antiuomo e delle bombe a grappolo. Nonostante questi passi avanti, gli stupri di guerra che alimentano l'instabilità e ostacolano i processi di pace sono ancora spesso trattati come crimini di minor gravità. La questione che discutiamo oggi attraversa gli impegni internazionali citati, assunti dal nostro Paese, costituendo un ulteriore elemento per la promozione e la tutela dei diritti umani. La violenza sessuale nei contesti di guerra è una pratica antica, generalizzata e persistente, a lungo percepita come un inevitabile incidente, un eccesso, utilizzata per raggiungere obiettivi politici, per umiliare gli oppositori, soggiogare le etnie, terrorizzare le comunità riducendole alla sottomissione, diffondere gravi infezioni come l'HIV. Gli stupri di massa costituiscono un'aberrante gratifica per le truppe o per i gruppi che li mettono in atto. Spesso le donne vengono ridotte in schiavitù, vittime della tratta delle persone. Della tratta, forse vi ricordate, si è occupata positivamente la Convenzione 197 del Consiglio d'Europa, che abbiamo discusso in quest'Aula l'anno scorso. A rendere possibili queste forme di violenza estrema è spesso il contesto generalizzato di tolleranza politica e sociale. Le normalizza come strategie di guerra, le incoraggia, garantendo l'impunità dei responsabili. Nel 1999, in Kosovo, gli stupri di massa, come strumento di pulizia etnica, sono stati percepiti da campagne mediatiche che presentavano lo stereotipo della donna kosovara come sessualmente promiscua, facendo leva sulla paura dei serbi di uno sproporzionato aumento della popolazione albanese. In Bosnia e in Ruanda le violenze sessuali sono state utilizzate come forma di controllo della riproduzione. Dopo un primo riconoscimento della gravità del fenomeno da parte delle Nazioni Unite nel 1992 e durante e di fronte a questi processi ad hoc finalmente per la ex Jugoslavia e Ruanda, per la prima volta i responsabili degli stupri di massa sono stati dichiarati colpevoli di crimini contro l'umanità. L'interpretazione è stata recepita e inclusa nello Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998. Queste pratiche si presentano oggi in tutta la loro drammaticità nei conflitti che sono attualmente in corso e purtroppo sappiamo che sono troppi. Ancora una volta i conflitti vengono combattuti attraverso il corpo delle donne. Infatti, come ha affermato la donna che è rappresentante per l'ONU per la violenza contro le donne, l'obiettivo perseguito attraverso gli stupri di guerra è la distruzione degli elementi fondamentali di una società, fino all'umiliazione del nemico. Queste violenze manifestano una discriminazione strutturale nei confronti delle donne umiliate per colpire gli uomini nell'onore. Ed è proprio questa valenza simbolica che manifesta le origini discriminatorie della violenza di genere, riaffermate nella citata Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, che le riconosce come violazione dei diritti umani delle donne. Insieme all'impunità, l'invisibilità del fenomeno è fra gli aspetti più problematici di questo dramma umanitario. Per questo noi chiediamo con la mozione di oggi che si faccia tutto il possibile e che soprattutto non ci sia alcuna ipotesi di amnistia durante i processi di pace.
E infine io voglio dire a noi che abbiamo qui l'onore di avere in quest'Aula voce, di poter dare voce alle tante donne che sono fuori di qui senza voce, di poter dar voce al loro dolore e all'ingiustizia che subiscono. Noi abbiamo un grande privilegio, usiamolo. Grazie, senatrice Amati.